Salve ragazzi, oggi in questo video vi parlerò di uno script esterno a PixInsight, dunque chi non ce l'ha vi faccio vedere come fare per andarsi a scaricare questo script. È uno script esterno ma è gratuito rispetto ad altri, e dunque basta fare solo dei semplici passaggi e poi dopo lo troverete sul vostro PixInsight. Lo script è una suite, cioè è una serie di script all'interno e si chiama EZ Processing Suite. Su questa suite c'è la convoluzione, il denoise, l'HDR, il live stack, il soft stretch e lo star reduction. In questo video vi mostrerò il live stack. È un processo che serve, diciamo così, quando sei in fase di sessione per vedere un attimo come stanno andando le cose, o meglio come sta procedendo l'integrazione, e invece può essere anche utile per, diciamo così, serate più divulgate dove uno vuol far vedere un soggetto come avviene nella fotografia, praticamente, cioè i singoli scatti che vengono sommati in modo tale da mostrare poi dopo il soggetto che stai vedendo. Allora, passiamo alla fase di come ricavarsi la suite. Basta semplicemente, come vedete qui, scritto EZ Suite PixInsight e vi compaiono subito i vari link suggeriti dalla ricerca. Allora, il primo è sul forum, dunque lasciatelo perdere. Andate sul secondo dove ci scrivete questo qui, perché praticamente che cos'è? Su questo sito vi mostra dove mettere questo link su PixInsight, seguendo lo stesso passaggio che è scritto qui. Allora, ora ve lo faccio vedere, risorse, e poi questo qui. Qui fai aggiungi e copi il link, copia, incolla, gli date ok, io già l'ho messo, voi vedete qui, gli date ok. Allora, quando date ok, se non erro, vi dovrebbe poi dopo fare una specie di aggiornamento, è come se vi sta scaricando qualcosa. E poi dopo vi troverete negli script EZ Suite. E ora andiamo a vedere quello che è il live stack. Allora, una cosa semplice è che praticamente io, mentre sto in fase di sessione di scatto, che sia la mia sessione per un soggetto o la sessione di divulgazione, posso fare la stessa cosa. Allora, quello che ci serve è un master flat e un master dark. Allora, possiamo farla partire da immagini che noi mettiamo qui, oppure l'altra cosa che possiamo fare è dirgli la cartella da dove prendere il live stack. Una cosa bella anche di questo tool è che praticamente una volta che io gli dico, allora, mi serve la prima immagine, che però vi faccio vedere quello che succede ad ogni immagine che io aggiungo. Allora, io lo posso applicare alla singola cartella dove ho tutti i miei light e voglio avere un live stack, e mi può anche salvare un master light. Però non viene fatta nessuna media, cioè nel senso non è come il whitewash per processing o il processo di stack che io faccio, ho tutti i file calibrati e poi dopo vengono registrati, debaglierizzati, registrati e poi integrati. In questo caso, con il live stack, che succede? Succede che ad ogni immagine viene fatta una calibrazione, una debaglierizzazione e una impilazione, cioè nel senso viene aggiunte le immagini una a una mentre si aggiungono altre immagini. A differenza invece del processo di integrazione, dove invece io ho un pacchetto di immagini e vengono poi dopo mediate, invece qui vengono semplicemente impilate. Che succede? Succede che se è passato un aereo, una scia un po' più invadente, prima di andare via ci vorrà molto più tempo.
Infatti questo ci serve per avere un'idea di quello che sta succedendo in questo momento o di far vedere al mio interlocutore che sta con me. E questo vale sia se io se ho già tutte le immagini o io sto in sessione fotografica, che sia la mia solita o quella divulgativa. Ora vi faccio vedere creando una nuova cartella dei light, in modo tale dove andrò ad aggiungere di volta in volta. Allora, nuova cartella, prova live stack. Ok, ci metto la prima immagine, gli dico che sta qui, ok, e lui infatti che fa? Mi va a prendere l'immagine e farmi una prima, un'anteprima di un file che però è grezzo da quello che vedete. Una delle domande che mi fa dice: Riccardo, ma serve per forza il dark? Serve per forza il flat? Ora vediamo. Allora, in teoria parte anche senza nulla. Come vedete, lui qui sta facendo le operazioni, ha fatto il debugger. Ora, eccola qui la nostra immagine. Funziona anche senza avere un dark o un master flat. Però che succede? Che io preferisco avere invece il master flat e il master dark in modo tale da avere l'immagine pulita. Allora, il master dark, io che stavo prendendo il master flat, andiamo qui e qui dovrebbe starci un master flat B banda, soggetto B banda, ecco qui. Master dark e il master flat. No, master flat e il master dark. Allora, il master dark invece abbiamo visto che ce l'avevo già qui pronto. Ok. Lì diciamo che è un'immagine a colori. Dunque, perché in default non mi ricordo se è flaggato o meno, però se non è flaggato gli diamo il pattern dell'RGB. Io disabilito sempre tutto questo. Gli do un leggero ABE in modo tale da vedere l'immagine quando più pulita. Function degree va bene 1 perché mi toglie solo l'inquinamento luminoso. Potrei anche fare la valutazione del rumore ed è bello vedere il grafico che mostra la curva di come diminuisce il rumore. L'istogramma ce lo mostra, visto che abbiamo dato la valutazione del rumore, ci farà vedere anche la curva della valutazione del rumore. Un'altra cosa interessante, guarda dove è sparito, eccolo qui. È che se io non ho un master flat, io gli posso dire di generarmi il master flat. Ovviamente io devo avere dei dark flat e i flat. Allora lui mi dice come prima cosa di dire quali sono il bias o il dark flat. E io gli vado a dire, visto che abbiamo visto qui già c'era, qual è il dark flat. Gli do ok. Mi chiederà, ora mi chiede qual è il flat dove io devo andarlo ad applicare. No, ho fatto ok. Gli dico qual è il flat. Fa vedere qual è il quello che io ho detto, la prima immagine della serie di Dark Flat. Qual è la prima immagine, primo scatto del flat? E se voglio procedere alla creazione del master flat. E lui mi farà la creazione del master flat vero e proprio. Ora non lo faccio fare perché già ce l'ho e non mi serve. Solo che per fare questo ora dovrò ritornare indietro. Chiudiamo e riapriamo live stack. Quando si fanno queste cose bisogna sempre richiudere e riaprire. Allora, inserisco la prima immagine dove io devo far partire il live stack. Qual è la cartella dove i miei light sono presenti? Ora vado a recuperare il flat, il master flat.
Vado a recuperare il master flat, ok. Ora vado a recuperare il mio master dark. Gli do l'RGB se questo non era già flaggato, quindi lo flaggo. Qui gli do un leggero ambient. Vi faccio vedere la curva del rumore. Okay, sposto la mia faccina che serve a poco e ora faccio partire il live stack. Status start. Qui sto facendo il debugger, ha fatto già la calibrazione, ora sto facendo i suoi calcoli per il rumore ed ecco l'immagine. Ovvio, vedete com'è più pulita l'immagine e ha più senso andare a vedere un'immagine pulita dove posso accorgermi se le stelle stanno bene, se viene mostrato per bene. Allora, ora che succede? Succede che vi faccio vedere questa cosa qui. Allora, set frame, ok, light. Allora, io ora aggiungo un'altra immagine. Sono passati un quarto d'ora e lui che fa? Si accorge che c'è un'altra immagine e inizia a fare di nuovo il processo aggiungendo un'altra immagine. Eccolo. Mi dice che i due file in stack sono due. L'istogramma ora non me lo fa vedere. Ora farà un allineamento, ecco lo star alignment, fa un allineamento all'immagine prima. Ora fa un'integrazione e ha aggiunto la seconda immagine. Vedete già com'è cambiata. Guardiamo l'istogramma e guardiamo anche la curva. Ovvio, ora sono solo due. Molto di meno. Allora, posso velocizzare un po' il tutto, metterò in pausa quando ho finito, poi dopo aggiungerò gli altri e vi farò vedere altre cose, aggiungendo di blocco 13 immagini qua dentro e ci vediamo quando ha finito. Bene, ora ha finito di aggiungere le altre immagini. Come vedete, ora siamo a 15 immagini e il risultato è questo. E già si vede già molto, molto di più, molta più roba. Andiamo a vedere l'istogramma e vediamo che è aumentato, è cambiato. E la curva del rumore, come è diminuito. Questo è tutto. Allora, io se voglio li posso poi dopo anche allora vado su status, stop, esporta live stack e mi crea un'immagine. Esportando chiude lo script, continuare, ok. E ora io ho la mia immagine, il mio master dark. Canali bloccati, canali sbloccati. E questa potrebbe essere già un master da dove partire. Bisognerebbe fare delle prove e valutare la differenza che ci può essere tra uno stack di quale differenza ci può stare tra le varie tipologie di stack. Ecco, come vedete, 8 pixel sono stati tolti, diciamo così. Sembra un po' una prova, un'anteprima dove ti mostra alcune cose, ma poi ecco, non è molto accurato per il resto. E niente, questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video e come al solito, cieli sereni e alla prossima.